All'inizio del primo millennio avanti Cristo, nell'età del ferro, si definiscono le grandi civiltà dell'Italia preromana. Una di queste, la più vivace, è quella etrusca, che si sviluppò grazie a un territorio ricco di risorse naturali e alla felice posizione geografica, con buoni approdi sul Mar Tirreno e agevoli vie di comunicazione. Ciò permise agli Etruschi di intrattenere rapporti con popolazioni portatrici di civiltà e di tecnologie più avanzate e di svolgere un ruolo di primo piano nel Mediterraneo. Nella loro lingua, gli Etruschi si chiamavano Rasenna, i Greci li chiamavano Tirrenoi. Furono i Latini a chiamarli Etrusci o Tusci. Il problema delle loro origini ha appassionato anche gli antichi, che hanno sostenuto opinioni diverse. Erodoto sostiene che gli Etruschi erano originari dell'Asia Minore. Al contrario, Dionigi di Alicarnasso li considerò un popolo vissuto da sempre in Italia. La questione è ulteriormente complicata da un documento rinvenuto negli scavi dell'isola di Lemno, in Grecia, da dove proviene una stele iscritta in una lingua simile all'etrusco. Per molto tempo si è pensato che provenissero dal Mediterraneo orientale e che parlassero una lingua sconosciuta. Oggi si ritiene che fossero una popolazione originaria dell'Italia, con stretti legami con il mondo greco. Gli Etruschi, infatti, erano grandi navigatori e dai Greci non soltanto importarono beni e merci, ma anche conoscenze, tecniche, usi e costumi, divinità e lo stesso alfabeto.